Io già da ragazzino, quando sono scappato dal mio paese in provincia di Napoli, che avevo 17 anni, non esisteva ancora il heavy metal, non esisteva ancora neanche l'hard rock. Il rock and roll mi ha dato la forza di lavorare 35 anni in fabbrica per essere libero. Io non so se sono bravo, se scrivo bene, canto bene, ma questo è il mio sogno. A 66 anni è ancora il mio sogno questo. Siamo in una zona veramente sacra, qui è iniziato tutto proprio, in questo posto. Quando sono arrivato a Milano è iniziato tutto. Quando io sono arrivato a Milano dopo il militare, a Napoli con la band che avevo prima, era successo delle cose brutte. Musicisti con cui avevo suonato che erano morti di eroina, ho detto basta, non me ne fosse più un cazzo di questo mondo, ero nauseato. Ero innamorato, mi sono sposato e è nato Brian, mio figlio, che ancora oggi è la cosa più bella della mia vita. E tutte le sere venivamo qua. Mi avevo chiamato dei ragazzi di Milano per fare una prova come loro e qui sono nati i Pulsar. Qui è nato in Man on the Road, il brano che è contenuto in Life for a Dream, il primo brano dove è cominciato tutto. Questo è il ponte di Porta Genova.
Ponte di Porta Genova, mi ricordo quando è uscito Metal Rock, il nostro primo album dei Vanadium, dove c'era We Won't Live Rock and Roll, il pezzo che in questo Live for a Dream ho fatto con i miei fratelli Strano Officina. E qui sopra avevamo fatto una delle prime foto con la band ed era stata pubblicata in parecchi giornali. Era 1981, mi sembra, Metal Rock. Quanti ricordi, ragazzi. E lì è iniziato il sogno dei Vanadium. Io sono figlio di Roberto, quindi un rappresentante della storia della musica metal in Italia. Pino è un rappresentante della musica metal in Italia, rappresenta la storia come lo rappresentava il mio babbo, come il mio zio, come il Bud e come Enzo, e quindi sono contento di essere qui. Per far capire il personaggio Pino, un uomo d'oro, con un cuore d'oro così, a me manco mi conosceva. Mi ha regalato il primo disco autografato, il primo LP di Metal Rock e di Vanadium. Io guarda, ho ancora brividi pensando a quel momento lì. Con Pino ci lega un legame abbastanza storico, nel senso che si va a ritroso nel tempo. Pino per me è veramente l'Ozzy e il Lemmy italiano e aveva un forte legame e questo mi fa molto onore. Infatti essere qua oggi per me è anche la continuità di una cosa di cui vado molto orgoglioso. Pino ha un rapporto molto forte d'amicizia con lo zio Fabio, che è stato per me come un padre, nel senso mio padre è fratello di Fabio, però comunque pure lui lo sa, io sono cresciuto e ho seguito sempre le orme di Fabio e vivevo costantemente con lui. E quindi mi ricordo, infatti, la prima volta che ho incontrato Pino, alla mia prima esperienza di band, avevo 14-15 anni, avevo fatto il mio primo gruppetto, che si chiamavano i Cappanera allora, e chiese allo zio: cazzo, vorrei andare un po' a suonare in giro. Allora lo zio, la prima cosa che fece, la prima, alzò il telefono e chiamò Pino Scotto. Niente, da lì, tempo neanche un mese, ero a suonare al Sorpasso, stiamo parlando del 90-91, cioè lui proprio mi ha trattato come con Fabio, cioè se questo legame, questa amicizia è nata subito, a pelle proprio, abbiamo sempre parlato la stessa lingua e quindi da lì siamo arrivati fino ad oggi. Insomma, per me quindi è un grande onore essere qui con lui, anche perché mi ritengo la seconda generazione dopo quella di Fabio, Roberto e di Pino del rock and roll italiano. Subito dopo c'è la mia generazione e quindi far parte della Strana Officina e suonare oggi con Pino Scotto per me è il continuo di questa tradizione nostra italiana, di noi che facciamo questa guerra da sempre, insomma. E niente, grande rispetto, questo è un grande regalo che ci ha fatto Pino. Siamo veramente felici, ci ritroviamo in famiglia, ora suoniamo, facciamo un pezzo di Pino, dopo ci mangiamo la pizza e tutto bene e rock and roll. Come on guys, this is rock and roll. Only
mattine, negli ultimi 15 anni, vi sto parlando ormai 10-11 anni fa, tutte le mattine facevo questa strada, cercavo un parcheggio qua da qualche parte che non si trovava mai, e tutte le mattine dei miei 35 anni in fabbrica, gli ultimi 15 li ho fatti qua. E come potete vedere è tutto abbandonato, come mezza Milano. E per questo bisogna ringraziare il nostro governo ladro del cazzo, hai capito? E lì c'è la portineria, dove io entravo, e tutte le mattine il gesto era quello. Dopo aver fatto tutta la notte in giro per Milano a fare rock and roll, timbravo il badge e il gesto era questo. A commegenata giornata di merda. E in questi posti sono nati, anche mentre ero accesso spesso, sono nate le idee più belle per i miei brani e per i miei testi. Eh sì, sono oggi qui con mio amico Pino e sono contento di far parte di questa cosa dove ci sono tanti amici, musicisti e niente, diciamo che in pochi anni per quanto mi riguarda mi è cambiata un po' la vita, perché ho avuto collaborazioni, io ho sempre fatto parte di gruppi italiani, alcuni li ho formati come i Labri, l'Integratera, poi i Rhapsody. Però da quando insomma mi hanno chiamato i Camelot, che sono nordamericani, poi i brasiliani, gli Angra, mi sono un po' cambiate le cose, sia a livello di nome che di prestigio. Quindi è una situazione particolare quella che sto vivendo, perché comunque ho un riscontro anche a livello internazionale, però non dimentico gli amici, e ovviamente io sono italiano e quindi sono contentissimo di far parte di una nuova avventura con il mio amico Pino.
Tante persone Pino lo conoscono per le sue espressioni, diciamo, un po' colorate, che assolutamente condivido, ma ho massimo rispetto per Pino, perché è una persona veramente, oltre al grande musicista, una persona con dei valori veri, con un rispetto pazzesco, e purtroppo la gente tante volte crede che sia solo il personaggio che lo vede attraverso lo schermo, ma Pino è una persona veramente molto in gamba, quindi per noi, parlo a nome di tutti, è veramente un piacere, un motivo d'orgoglio essere qui a partecipare a questa realizzazione del suo nuovo album. Let's go, yo!
sono due battute su Pino, è così, no? Vabbè, scusate, è partita la cazzata. Pino l'ho conosciuto come l'hanno conosciuto credo tutti quelli che ascoltano questa musica, come cantante dei Vanadium, come musicista poi solista, come personaggio di Rock TV, è stato uno di quei musicisti che poi ho conosciuto in realtà più avanti nel corso della mia carriera per motivi proprio anche logistici. Ho notato con piacere, ho scoperto con piacere che Pino è com'è, come lo vedi è. E questo è secondo me il pregio più importante che lui ha, è quello che vedi e quello che senti. Lui è un pilastro del rock in Italia, della musica in Italia secondo me. E ho avuto modo di sentire parlare di lui quando io all'epoca da ragazzino entrai nei Vanexa, quindi Vanexa, Vanadium, nomi altisonanti, storici, precursori di ciò che poi è venuto dopo. Quindi se io con i Labyrinth abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, lo dobbiamo a persone come Pino. E perché siamo qui oggi? Perché ci lega un grande affetto e la condivisione del rock, che è qualcosa che si dice sempre che il rock non morirà mai, no? Ed è così. Now, you know it's mine. You drop them down, you'll burn.
lo scioglimento dei Vanadium io avevo voglia di fare delle cose da solo, non vedevo l'ora. E naturalmente potevo fare un album come i Vanadium, no? Uguale, stesso genere, stesso stile in inglese. Invece no, sono tornato al blues, volevo tornare al blues. E in più mi sono messo a cantare in italiano, nel senso che proprio sempre controcorrente, no? Come al solito, ma questa si chiama libertà. E in quell'album, che si chiamava Il grido disperato di Mille Band, era il primo album da solista, c'era un collage dove dentro c'era questa foto proprio di questo posto. Mr. Jimi Hendrix, questo per farvi capire, lui c'è ancora, siamo nel 2016, questa è una speranza perché il rock and roll non morirà mai. Sai,
Io e Pino ci siamo conosciuti, credo fosse il 2010, quindi un po' di anni fa, perché avevo iniziato, insomma, ho iniziato a lavorare con la sua stessa etichetta e all'inizio avevo quasi timore nel conoscerlo perché pensavo mi volesse uccidere perché avevo fatto un talent show, però per la verità è stato amore da subito per quanto mi riguarda. Pino è una delle poche persone leali che ho conosciuto nella musica, è una persona generosa, di persone generose non se ne trovano in generale, tantomeno nel mondo musicale. È una cosa che mi ha fatto impressione da subito è questa sua voglia di condividere. Mi ricordo che mi disse: guarda, ho tutti questi numeri di locali, potete telefonare, parlando a me e alla mia band, potete telefonare a tutti questi locali, vi do i numeri, vi faccio conoscere i gestori per farci suonare il più possibile. E ho, insomma, mi sembra di aver già detto perché è stato un colpo di fulmine per me quando ho conosciuto Pino, per la sua anima. Per i bambini del Sud America, quei bambini che vivono nelle fogne, che vengono trucidati dalle squadre della morte, soltanto per il loro sporco commercio. Il brano si chiama Gamines. Non c'è un Dio
Una sera, sì, al Magia, alle 5 del mattino, sono entrato e c'era lui che stava facendo una session in questo localino di Milano e io mi sono innamorato del blues, mi sono innamorato della musica dal vivo, mi sono innamorato di stare in giro di notte. Pino è riuscito a rimettere insieme Ritmo Tribale e far ritornare in studio dopo 16-17 anni. Chiaramente, quando un fratello chiama, gli altri rispondono. Le cose capitano sempre al momento giusto. Già avevamo ripreso noi a vederci in un certo modo, ci ha riportato in studio, io sono strafelice, fra l'altro con Pino abbiamo condiviso anche negli anni la passione per le trasmissioni in radio, perché tutte e due Rock and Roll Radio, per cui è stato un piacere ritrovarci, il pezzo lo sentiamo molto nostro, lui è un fratello e l'atmosfera oggi è assolutamente magica come accadeva molti anni fa. Sono stato subito entusiasta, innanzitutto per il fatto di poter tornare in studio ancora una volta e poi per fare comunque qualcosa di interessante con una persona che è sempre stata ha sempre avuto molto interesse nell'ambito rock and roll italiano e non solo, e ha sempre portato avanti veramente con grande orgoglio, fermezza e concretezza tante cose che molti altri hanno cercato di fare ma senza riuscirci nella stessa maniera. Per quanto ci riguarda è stata veramente un'occasione per riprovare emozioni che era da tempo che non provavamo. Per me è un onore, un orgoglio, un privilegio prima di tutto, un privilegio, ecco, assolutamente. Via Leoncavallo, qui c'era il più importante centro sociale d'Italia, io ci ho suonato. E la notte che sono morto Fausto e Iaio, io ero dentro. Guardate cosa c'è adesso. Questo è il mondo, questa è l'Italia. In mano a ste merde, in mano alla politica, in mano alle banche. Date a fare in culo, stronzi del cazzo. Marzo 1978, un attentato alla libertà. Leoncavallo, quando ancora si credeva nella libertà, nel comunismo, non è rimasto un cazzo, guarda che macchina di merda. Questo è il progresso di oggi, usa e getta, da fare in culo. Leonca vive! Leoncavallo ancora, che fa?
che si chiama centro, ma va in periferia. Democratica ancora, che pasto non c'è più. Non cavatti al cuore, che ghiaglio non c'è più. Lasciateci qua in fondo, un raro è spazio blu. Quella notte eravamo dentro nel Leoncavallo e ci sono venuti a chiamare che era successo questa tragedia allucinante, un attentato alla libertà, come dicevo prima. E guarda oggi nel 2016 come siamo conciati. Ce l'hanno messo in culo senza vasellina. Fanculo. Dopo è arrivato il progetto Five Trails, con cui ho fatto due, il grande Steve Angertal, con cui ho fatto due album. Il primo era un tributo ai Vanadium con due inediti. Il secondo invece è stato, secondo me, un capolavoro, veramente. E non lo dico io, lo dicono le vendite, lo dicono il responso di due anni di tour che abbiamo fatto. E io e Steve Angertal abbiamo scritto quell'album che si chiamava Third Moon, di cui due brani, Spaces e Third Moon, sono in questo Live for a Dream. E quello è stato il progetto Five Trails. Yeah.
l'esperienza con i Fire Trace e con Pino è stato qualcosa che è nato prima da un rapporto umano e poi si è naturalmente espansa a quella che è la musica, condividere le passioni, raccontarsi ciò che ci piace, ciò che non ci piace. Così quella è stata un'energia che si è fusa in quel momento. Oggi siamo qui a riproporre un paio di brani insieme ad altri amici con i quali abbiamo avuto tantissime esperienze. Spaces and Sleeping Stones e Thorn Moon, un paio di brani che sono stati un po' tra i capisaldi di un disco importante che ci ha legato nel passato e che ha rappresentato un momento molto bello per me. E quindi per me è una cosa bellissima, molto entusiasmante da rivivere e da riproporre. Long Live Rock and Roll. Magic is here.
Questo posso dire sicuramente di Pino, che come penso lui pensa di me, lo trovo una persona onesta, sincera, che non ha peli sulla lingua, e siamo rimasti credo in pochi ad avere questa, che è una dote, di poter dire e fare le cose senza vergognarsene, senza avere niente da rimpiangere. Questa è una delle cose per cui io sono orgoglioso di essere amico di Pino e di ogni qualvolta si presenta l'occasione di fare qualcosa insieme a livello musicale. Pino oggi ci ha chiamato per fare questa collaborazione con lui e siamo venuti molto volentieri, perché appunto partecipare a un suo lavoro è un grande onore, perché per il suo contributo alla scena italiana, che durante i suoi anni era più presente, poi si è un po' più sgretolata, però band valide ce ne sono sempre e lui cerca sempre di supportarle, quindi è un grande piacere, un grande onore essere qua. E poi mi piace che sia schietto, questo lo trovo importante. Quindi big up Pino Scotto, this is Kejima, a number one DJ you see me represented. Aha! Se c'è chi non va che qua dentro di noi, se c'è che ci assale e ci butta giù, come qua, già, c'è la vita. Se nero, giallo, pallido, blu, ma c'è lei, lui, c'è maggio e gay, ma da sé che c'è nato così. Forse no, voglio, ci diventò, ma poi, ehi, è come noi. Milano, Roma, ci si fa la stessa roba, ma da zona in zona devi stare sgamato. Tra dove sei nato e come t'hanno chiamato? Supamaro, Scallama, Marinai di Greenpeace, Cherubini del male e poi Fedai, Chopin, Ska, nulla gay Q, o funky o roll, un altro blues, ok dai, bastardi e VIP, cioè perché siamo nati così? Per se non c'è un voglio, ci diventò, ma poi, ehi, che cazzo vuoi? La bandiera non serve, gli archi neri gialli siamo tutti al verde. Tra antenne o transenne, camicia al verde. Voi siete l'inchiesta, fogati, strappati nei baci, così all'ospedale. Nei cortei europei noi associati così. Ascolta mio amico, non c'è più Dio, né mani tu, c'è solo quello che vuoi tu. In TV, Marrakech come Marx, qua sotto il metro non c'è storia, né memoria. Oh!
sale, sigillo California uguale la statale, fabbrica benzina, si lavora e non scopare con la puzza che si vende come noi, uguale. Beh, l'esperienza in tour con Pino è sempre molto ricca di rock and roll, tanti chilometri, tanti concerti, tanta gente, tanti amici. Si gira, si cazzeggia, si sparano minchiate, però cioè, sembra alla fine ancora un ragazzino, sia per tempra che per modo di approcciarsi con noi. Finalmente facciamo questo nuovo disco live in studio, così andiamo a prendere anche quell'energia che abbiamo creato dal vivo e la portiamo nel nuovo lavoro, pronti a ripartire col tour nuovo da aprile, andando in giro a spaccare tutto. Personaggio artista, cioè, un paragone che mi viene è quello con Lemmy, è un po' difficile scindere le due cose. Pino prima di tutto rappresenta il rock, è uno di quei personaggi che rappresenta il rock a pieno in Italia, e
con questa voce, con questo retrogusto di anni 70, anni 80, che insomma adesso non è più così evidente trovare nelle nuove generazioni. Milano, ma cosa è diventato? La chiamano civiltà, io la chiamerei inciviltà. Inciviltà perché sembra che fanno vedere una città dove tutti ricchi, tutti pieni di soldi, e invece sono le ultime generazioni senza lavoro, disperati, genitori disperati che non sanno come portare a casa da mangiare i loro figli, e questo è il simbolo, no? Il simbolo del niente proprio, della non musica, della gente che non dedica la vita ai valori veri, hai capito? Poi magari ci viene gente per divertirsi. Sai cosa vi dico? Mandate tutti a fare in culo.
conoscendolo, abbiamo trovato nel blues un punto di contatto e alla fine posso dire che siamo amici ed è sempre un piacere fare qualcosa con lui, che sia suonare una canzone o bere una birra. Sto giù, ma tu non ci sei più giù, e tu non ci sei, non c'è più pietà ormai. Oddio, mio Dio, no! Dio un attimo per me, quando ci sarà mai. Se tu sei Dio un palpito per me, quando pulserà, batterà mai. E amaro sangue poi, quante lacrime, miracoli non fai più già da un po', è vero o no? Amico di Maria, non quella Maria, solo anch'io sai. Caro mio Dio, amico di Maria, non quella Maria, solo anch'io sai. Sai quante cose poi vorrei chiederti, dimmi tu sei giusto o no, una religione rock. Dove stai allora? Troppi non te sai per pensare a noi allora. Sto giù, ma tu non ci sei più giù. Ma tu dove sei? Non c'è più pietà ormai. Oddio, mio Dio, mio Dio. Dimmi se ci sei. Ma questo progetto è stato prima di tutto un onore, perché ovviamente è una celebrazione della di una carriera, di una vita.
e di una vita di un musicista che ha fatto della musica la propria ragione di vita, quindi è sempre un onore poter far parte di cose che hanno sostanza e hanno profondità. E è la terza volta che collaboriamo ed è sempre bello, perché nel momento in cui si parla di musica parliamo degli stessi artisti, e quindi mi ritrovo a mio agio. E quindi quando mi è stato chiesto di farlo, il primo pensiero è stato: ok, però vengo con Lemmon. E mi ricordo che la prima reazione è stata: no, ma dai, dobbiamo scaricarlo. Non c'è problema, per fare le cose fatte bene ci vuole quel suono, ed è piacevole suonarlo, ed è piacevole essere qui con una parte della mia vita che è l'organo Hammond, a suonare qualcosa che è parte della vita di un altro artista, che però è parte della vita di tutti noi, perché ovviamente in Italia questo tipo di sonorità ci sono e si conoscono, anche perché c'è stato qualcuno che prima di me, prima di praticamente tutti i musicisti che ci sono qua, l'ha portato e l'ha reso e l'ha portato al pubblico. Quindi è veramente un grande onore essere qua, e quando si chiama Lale, Lale viene sempre. A proposito dell'Hollywood, nel pezzo Signora del Voodoo, il brano dove ha suonato la chitarra Steve Burns, grande Steve, nel testo di quel brano io parlo di una di quelle mignotte che ho conosciuto giù all'Hollywood, che in Italia l'abbiamo fatta diventare milionaria. Hai capito? Questa faceva la zoccola prima, l'abbiamo fatta diventare milionaria. Fanculo. Pensi solo a colpire, signora del futuro.
mi è piaciuto un sacco, ho conosciuto un sacco di musicisti che conoscevo solo di nome e con cui ho avuto il piacere di poter suonare. Ho sempre avuto un rispetto per la carriera che ha fatto e quindi tanto di cappello. Mi trovo bene, mi trovo benissimo, mi fa spaccare da ridere, ci troviamo bene, molto bene. È un piacere ogni volta suonare con Pino, siamo legati da un'amicizia che dura ormai da più di 40 anni, ci lega anche il fatto di essere dei musicisti liberi, di dire quello che pensiamo. Tutti e due amiamo il sano rock and roll, anche se poi abbiamo preso delle strade diverse. Io sono andato alle radici della musica rock, cioè il blues, e lui ha continuato a suonare la musica che ama da sempre. E quindi è un piacere suonare in studio, un piacere suonare sul palco e condividere queste belle sensazioni. D'altronde, se non c'è amicizia, se non c'è passione per la buona musica, che vita triste sarebbe. Back to back.
Buona Suerte a Tutti, che era un mio vecchio album, e auguro a tutti di vivere un sogno come lo sto vivendo io da quando sono nato, più o meno, che mi ha regalato veramente la voglia di affrontare tutto il resto della vita. Rock and roll, Olly Riva, yeah. Stay rock. You got no doubt, self-esteem is your addiction, and you'll never try to listen. Pretending to be cool and smart, but you never have the courage to hurt. Got no stings, feel no shame, you let me down. You're hearing the ego scream, you're feeling you need to be free. Join the silence. Well, this thing begin. Well, this thing ego still shine. Ego still shine.